Benvenuti a Rovigo, capoluogo del Polesine, un territorio a forte vocazione agricola e quindi a forte vocazione ambientale. Si pregia anche di avere una componente culturale particolarmente sviluppata e quindi il mio invito innanzitutto è quello di venirci a visitare, perché sarete in grado di scoprire un piccolo scrigno incastonato nel centro della pianura padana. Rovigo è una città di circa 51.000 abitanti in una superficie di quasi 110 km quadrati. Luogo d'arte e di cultura, dove il bello si può scorgere in ogni vicolo e portico del centro storico, ma anche nella natura incontaminata del Polesine e del Delta del Po. Le architetture della città raccontano la sua storia medievale, le influenze della Repubblica Serenissima e l'affermazione dell'architettura ferrarese emiliana. Rovigo, gioiello racchiuso tra due fiumi, sesta meta di comuni sostenibili on the road. È una città a dimensione umana, affonda le sue radici nel suo passato agricolo ed è importante appunto che il suo tessuto agricolo, che ancora per fortuna è presente, si compenetra quasi con la città a differenza di molte altre città più industrializzate, possa conservare questo valore e anche potenziarlo attraverso degli interventi di riforestazione urbana su cui la nostra associazione in particolare sta lavorando molto. Stiamo lavorando con convinzione al tema della sostenibilità ambientale, che si sposa necessariamente con la sostenibilità sociale. Il nostro è un territorio piccolo, è un territorio non particolarmente ricco, significa che abbiamo un ambiente che è in larga parte incontaminato, ma che necessita comunque di essere costantemente manutenuto. Questo è il motivo per cui non da soli, ma insieme ad alcune aziende che con noi hanno accettato la sfida, abbiamo deciso di valorizzare i numerosi parchi cittadini, lavorando anche sul concetto di bosco urbano. Stiamo piantando alberi, abbiamo già piantato oltre 1.000 alberi, il nostro obiettivo è quello di arrivare a 5.000 alberi entro il 2024. Perché questo consentirà ovviamente di lavorare con forza sul tema della mitigazione dei cambiamenti climatici. È importante soprattutto andare a valorizzare l'esistente, di conseguenza la creazione di un regolamento del verde ben fatto darebbe di questa città la sua piena, diciamo, attuazione anche dal punto di vista della qualità della vita e soprattutto di chi vi abita. L'amministrazione comunale di Rovigo ha avviato un progetto di riqualificazione e incremento del verde urbano, avvalendosi anche di una rete di collaborazione con le associazioni ambientaliste e naturaliste locali, con le quali ha condiviso obiettivi e progetti di educazione ambientale. La programmazione degli interventi ha avuto anche l'opportunità di essere supportata da aziende locali, con le quali abbiamo realizzato un accordo di sponsorizzazione che ci potrà anche portare nel tempo a ulteriori interventi. Gli obiettivi riguardano la mitigazione ambientale, il miglioramento paesaggistico e la riduzione dell'inquinamento dell'aria. IQT Consulting, società di ingegneria di Rovigo specializzata nell'infrastruttura rete, ha collaborato con l'amministrazione comunale di Rovigo e la società Arbolia, società benefit creata su iniziativa di SNAM e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, alla creazione di un bosco urbano alle porte di Rovigo. Siamo molto orgogliosi di aver partecipato a questa iniziativa, in quanto ci permette di perseguire i nostri obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. La creazione di un bosco urbano, in quanto i suoi riflessi positivi sulla salute individuale e sul benessere collettivo, si può considerare come un'infrastruttura di salute pubblica. Grazie al progetto di messa a dimora degli alberi abbiamo dimostrato come settore pubblico e settore privato possono e devono collaborare. La messa a dimora degli alberi è un'iniziativa che rientra tra numerosi progetti del gruppo IRSAP. Ci siamo posti l'obiettivo di riduzione della plastica e abbattimento degli sprechi, nonché la sensibilizzazione di tutte le nostre persone rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile. È proprio in un'ottica di sensibilizzazione che la collaborazione e la sinergia con il settore pubblico diventano il punto di partenza fondamentale per il coinvolgimento di tutti i singoli cittadini che sono i primi fruitori degli spazi pubblici. Oggi stiamo realizzando una pianificazione del verde a livello comunale, riclassificando e riprogettando tutte le nostre aree verdi intese come boschi, parchi, aree attrezzate anche nel senso di una maggiore inclusività.
Un altro degli aspetti su cui stiamo lavorando è quello di garantire la fruizione a 360 gradi degli spazi verdi della nostra città. Questo significa fare in modo che questi spazi diventino anche occasione per fare attività fisica all'aria aperta. Su questo abbiamo attivato un processo di bilancio partecipativo collaborando con il Forum dei Giovani, che è un'associazione di giovani della nostra comunità che lavorano assieme all'assessorato alle politiche giovanili. Abbiamo messo a loro disposizione un budget sicuramente non rilevante ma significativo anche in termini di messaggio, chiedendo loro di sottoporci dei progetti che poi noi abbiamo realizzato insieme a loro. Abbiamo attrezzato alcune aree verdi, quindi alcuni parchi sia della città che delle frazioni, per fare sport all'aperto attraverso delle strutture di workout. Alcune poi sono particolarmente attrezzate, consentono di fare anche calcetto e pallavolo per poter permettere sia alle ragazze che ai ragazzi di scendere e potersi trovare. Era una richiesta che ci è venuta dai giovani a seguito dell'epoca Covid, per avere punti di ritrovo che sono stati realizzati da loro stessi attraverso una progettazione fatta insieme al Comune di Rovigo. Su questo abbiamo fatto un intervento all'interno di una porzione di una pista ciclabile per definire delle aree dedicate all'attività di workout e quindi per attività fisica all'aria aperta con delle attrezzature dedicate e a delle operazioni di urbanismo tattico che rendano sempre più attraente questi spazi. Nel quartiere di San Pio abbiamo anche realizzato un'attività di pittura a terra, vera e proprio riqualificazione urbana dell'area attraverso urbanismo tattico, con l'aiuto anche di progettisti che ci hanno permesso di riqualificare l'area colorando l'asfalto nuovo che è stato fatto lungo una pista ciclabile e dando un'identità giovanile, quindi abbiamo voluto rendere protagonisti i ragazzi. Il gruppo Enel da sempre pone molta importanza all'esigenza di collaborare a stretto contatto con le realtà locali per promuovere progetti ecosostenibili calati concretamente sul territorio. Ecco perché di recente è stato costituito Enel X Way, la divisione globale di Enel dedicata proprio alla mobilità elettrica. Rovigo è stato uno dei primi comuni ad aderire al progetto di elettrificazione promosso dal gruppo Enel. Oggi sono installate 26 prese di ricarica sul territorio comunale da Enel X Way, che hanno permesso in questi anni di percorrere veramente tanti chilometri in elettrico, risparmiando oltre 70.000 kg di CO2. Un altro aspetto su cui stiamo lavorando con particolare attenzione è quello della mobilità lenta o della mobilità dolce. Partiamo da una situazione non particolarmente brillante in termini di rete complessiva delle piste ciclabili presenti all'interno del nostro territorio, circa 35 km di piste ciclabili. Abbiamo deciso di dotarci di uno strumento di natura programmatoria che estenda fino ad 84 km a regime la rete complessiva delle piste ciclabili presenti all'interno del territorio del Comune di Rovigo e che collega il territorio del Comune di Rovigo con molti dei comuni limitrofi. Rovigo è sinonimo di bicicletta, quindi praticamente vogliamo assolutamente che rendere la nostra città sostenibile anche e soprattutto verso la mobilità, diciamo così, lenta. Il Biciplan ha già seguito tutte le varie fasi di presentazione al pubblico, ha ricevuto anche le osservazioni da parte del pubblico, lo studio incaricato ha risposto, quindi siamo pronti per il Consiglio Comunale. Grazie anche alla collaborazione con la FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, con la quale abbiamo praticamente una sinergia continua, sul quale praticamente abbiamo anche adottato degli accorgimenti suggeriti dalla FIAB. Rovigo è senza dubbio la città ideale per le biciclette, lo è per le sue caratteristiche fisiche e per le sue dimensioni. In questa direzione negli anni si è lavorato nella costruzione di una rete ciclabile abbastanza capillare che tocca bene o male tutta la città, in particolar modo nell'ultimo tempo abbiamo avuto anche una crescita interessante di quasi 4 km. Inoltre si è anche lavorato molto sulle facilities per le biciclette, ovvero le rastrelliere per esempio, riportandole su strade dove finora erano rimaste completamente prive, pur essendo magari molto frequentate dagli utenti della bici. Tutto questo percorso, insieme appunto alle caratteristiche a cui accennavo prima della città, la rendono veramente una città a portata di bici e adatta ai ciclisti. Un ulteriore aspetto a cui noi teniamo particolarmente è quello dell'innovazione. Su questo abbiamo costruito un progetto in collaborazione con la Regione del Veneto per la costituzione di quello che abbiamo chiamato un Digital Urban Center Innovation Lab, il recupero di uno spazio urbano che era stato chiuso e abbandonato dalle amministrazioni precedenti, che abbiamo completamente ripensato e trasformato. Urban Digital Center Innovation Lab di Rovigo è uno dei centri finanziati
finanziati con un bando Porfesl dalla Regione del Veneto, che mira a sviluppare punti di divulgazione e acculturamento digitale per avvicinare i cittadini ai servizi della pubblica amministrazione. Questo è uno spazio, diciamo così, di sperimentazione di queste nuove buone pratiche. Ci troviamo tra l'altro nello spazio esterno di questo centro, in cui è stato realizzato anche un orto urbano proprio nell'ottica della sostenibilità e di sviluppare delle nuove pratiche che vedono nelle comunità locali l'elemento centrale per attivare questa nuova consapevolezza e questa coscienza rispetto ai temi della sostenibilità.